Parisi continua a stupire. Dopo aver dato il turno di Coppa Italia contro il Biceglie, batte con pieno merito la capolista marcianista nel big match dell'ottava giornata del campionato di Serie D Girone H. 2-0 il risultato finale con le marcature di lo iodice tedesco, un 2-0 che sta addirittura stretto ai padroni di casa, costretti a giocare senza ben quattro titolari. In campo due formazioni che fanno dell'intensità la loro forza. In panchina due dei migliori tecnici della categoria, Salvatore Ciullo per il Brindisi, Antonio Foglia Manzillo per il Marcianise. C'è il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Fanuzzi, il pubblico brindisino comincia a credere nell'impresa in un campionato che non ha mai visto Brindisi tra le favorite, ma adesso la formazione bianco-azzurra si è assestata stabilmente nelle zone alte della graduatoria. Marcianise che giunge nel Fanuzzi dopo aver collezionato 9 vittorie in 10 partite. Nella Brindisi mancano Novembre, Patti, De Martino e Nassi e si farà male nel corso dell'incontro anche Cacace. 5 under dal primo momento in campo per Ciullo, ne diventeranno 6 nel corso del match. È il giorno di Michele Stasi, tifoso scomparso 12 anni fa, la Curva Sud lo ha ricordato per tutti e 90 minuti assieme alla squadra. Brindisi in campo con il 4-4-2 con Peschegra tra i pali, linea difensiva con Iaboni, Sicignano, Cacace e Totti. A centrocampo lo iodice, Marsili, Favia e Pellecchia, Felle e Gambino in avanti, appunto 5 under nell'11 titolare, 3-5-2 per mister Foglia Manzillo che deve rinunciare all'infortunato Citro che parte dalla panchina. Quinto minuto, clamorosa occasione per il Brindisi, sfera per Gambino che si fa ipnotizzare da in bimbo, parte subito forte la squadra di casa. Passa un minuto, Gambino chiede il rigore per questo contatto in aria. Nono minuto si fa vedere il Marcianise, Ciano ex di turno, supera Liotti, il Brindisi chiude al centro dell'area. Sedicesimo, Pellecchia scatenato dalla sinistra, mette al centro per Fella che si gira sul piede perno fallendo un gol pazzesco. Seconda marcatura divorata dal Brindisi, c'è una sola squadra in campo. Diciassettesimo, fa male Mastroianni, nel Marcianise entra Allegretta. Marcianise adesso in campo col 3-4-1-2, 5 under anche per la formazione campana. 25esimo, ancora Pellecchia a show, stoppa, si ferma, riparte, tiro a giro, palo pieno per la fantasista biancazzurro, tornato quello dello scorso campionato. 30esimo, cross dalla destra, colpo di testa di Fella, fuori. 31esimo, Marcianise in avanti, Iadaresta entra in area di rigore, tiro a botta sicura straordinaria, la risposta di Peschechera. 34esimo, tiro di lo iodice, fuori, continui i capovolgimenti di fronte, non c'è un attimo di respiro. 39esimo, movimento di Fella con lancio per lo iodice, cross per Gambino murato dalla difesa ospite. 40esimo, Marsili prova il tiro a giro alto. Primo tempo bellissimo, il pubblico sugli spalti si diverte grazie alla forza, alla costanza, alla freschezza delle due squadre. Con il montaggio di Nicola Damo passiamo alla ripresa, terzo minuto, Gerardi col contagiri per Tenneriello che di testa sfiora il vantaggio per il Marcianise. Quarto minuto, capovolgimento di fronte, azione elaborata del Brindisi a centrocampo, tutta di prima intenzione fino allo iodice che si accentra ma non trova il l'incrocio dei pali. 16esimo, corner per il Brindisi, Gambino devia e accarezza il palo. Partita sempre più intensa sul piano del ritmo, il gol è nell'area, giunge al 17esimo. Ennesima azione elaborata dei padroni di casa, traiettoria perfetta di Pellecchia per lo iodice che di testa gonfia la rete. Secondo gol stagionale per il giovanissimo centrocampista biancazzurro, è un classe 92, 1-0 Brindisi, lo iodice festeggia sotto la sud, si toglie la maglia beccandosi il cartellino giallo, si arrabbia Ciullo, ma gol importantissimo per l'ex Andria. Cambio nel Marcianise, entra Citro, esce Tenneriello. 22esimo, Pellecchia inarrestabile, ancora un tiro cuoio che spolvera il montante. Cambio nella Marcianise, esce Gerardi, entra Rossetti, cambio anche nel Brindisi al 30esimo, fuori lo iodice, dentro Tedesco e la mossa di Ciullo che ancora una volta darà i suoi frutti. 34esimo, Sicignano si fa rubare il tempo da Citro ma per sua fortuna il folletto campano non è
in giornata di grazia. Cambio nel Brindisi, entra Bove, esce Cacace, si infortuna anche lui, Brindisi in campo con 6 under addirittura, difesa completamente inedita. Al 47esimo in pieno recupero arriva il raddoppio dei biancoazzurri, Tedesco si avventa come un condor su un pallone vagante nell'area di rigore e trova il 2-0 che spezza le gambe alla capolista. Partita chiusa, il Brindisi vince contro il Marcianise, consolida il terzo posto in classifica.